si può guadagnare 1.600-1.800 euro di stipendio al mese e spenderne 800 soltanto per la casa. In questo momento le persone non vengono all'Ilva perché si scontano contro una realtà economica esorbitante. Ciao, sono Melissa Lietti e oggi mi trovo all'Elba, dove l'estate arrivano migliaia di turisti. Ho scoperto che questo però rende inaccessibili molti degli affitti per i lavoratori, che quindi sono costretti o a fare da pendolari o ad appoggiarsi da amici e parenti. Qualche giorno fa ho conosciuto Fabio, che lavora all'ospedale dell'isola, ma non ho trovato una casa in affitto per l'estate per il troppo turismo. Oggi seguirò un pezzetto del tragitto che fa per tornare verso casa. Esco dal lavoro e in questo momento andiamo al porto, prendo la nave, un'ora di tragitto e un'ora e mezzo di macchina, poi arrivati a Piombino per arrivare a Massa Carrara. Sono le 7.35. E quindi arriveresti? 7.30, 8.30, verso le 11, seconda del traffico. Sono Fabio, 44 anni, lavoro al pronto soccorso di Porto Ferraio come operatore sociosanitario. In questo momento non ho un'abitazione a causa del troppo turismo che è sull'isola. Da quanto fai questa vita? Primo di maggio sono costretto a fare avanti e indietro sugli smonto e riposo, a fine turno vado un giorno e mezzo, due a Massa Carrara e poi ritorno. Avevo un contratto di locazione in scadenza e il mio padrone di casa ha preferito affittare per l'estate invece che prorogarmi il contratto che avevo. Io lavoro sull'isola da 8 anni ormai, poco più. La situazione prima era leggermente meglio, in questo momento è molto 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 peggiorata. L'Isola d'Elba è diventata un posto per ricchi ormai. Chi fa la scelta di venire al lavoro all'Elba deve mettere in considerazione che quasi più di metà dello stipendio va o in affitti o comunque sia si è obbligato a comprare casa. Affitto tutto l'anno in media, se parla, si va a seconda di cosa trovi, dalle 500 alle 700-800 euro mensili. Aspetta, adesso ti faccio vedere la mia busta paga del mese di giugno. Si tende più ad affittare ai turisti che ai lavoratori per un discorso economico. Sicuramente quei turisti fanno più soldi perché una settimana probabilmente incassano quanto incasserebbero in un mese su un affitto tutto l'anno. Chiaramente ne andranno a risentire i servizi primari. Abbiamo problemi anche con gli insegnanti, abbiamo problemi con gli autisti degli autobus che vengono, non trovano casa e se ne vanno. Adesso sono le 9 e il traghetto è praticamente in fase di partenza. In un'oretta, un'oretta e un quarto siamo a terra a Piombino e andiamo a prendere la mia macchina per tornare poi a Massa Carrara. In questo momento le persone non vengono all'Ilva perché si scontano contro una realtà economica esorbitante. Non si può guadagnare 1.600-1.800 euro di stipendio al mese e spenderne 800 soltanto per la casa. Praticamente qui sostanzialmente lavoro per pagare l'affitto, lavoro per sopravvivere, non per vivere, sicuramente non per vivere. Vivere è un'altra cosa. Il mio futuro, se continua questa situazione, purtroppo, e mi piange il cuore dirlo, non lo vedo più all'Elba. Fare questo tipo di vita mi dà sicurezza, mi fa sentire insicuro me, ma non riesco a dare sicurezza nemmeno a chi mi sta intorno. Essendo sballottato tra Porto Ferraio e Massa, tra Massa e Porto Ferraio, a salti di 2-3 giorni, 2 giorni a Massa, 3 giorni a Porto Ferraio, non dai stabilità nemmeno agli affetti, alle persone a cui vuoi bene, giustamente le persone poi si allontanano, perdi qualcosa. Adesso ci avviamo alla stazione perché anche se ho la macchina qua sopra il parcheggio del porto, credo che per oggi mi convenga per traffico, per caldo e per tutto prendere il treno. E quanto ci metterai? Ci metterò un'ora e mezzo, due, a seconda di che treno riesco a prendere e a seconda dei ritardi del treno. Allora, la mia è stata una scelta, in questo momento credo che però non sia... che forse non ne vale più la pena di perdere tutto questo per non arrivare nemmeno in fondo al mese, tentare, andarci pari, se va bene. Una casa per me è un diritto, pari al diritto alla salute. Spero di ricominciare a vivere e a lavorare per vivere, non per sopravvivere come sto facendo in questo momento.